Faccio fatica io stessa a capire come definirlo. Però è il sogno di molti registi è far ridere, far piangere, far ridere, far piangere. Vediamo se. Speriamo che non faccia solo piangere, che magari fa schifo, non lo so questo. Mamma, mamma, papà, papà. La mafia a Palermo ha sempre influenzato la vita di tutti e in particolar modo la mia. Pur essendo nato e cresciuto in piena guerra di mafia, quando Palermo si è proprio fatta la fama di essere una città violenta perché ammazzava Torina, decise di conquistare Palermo e ammazzare tutti gli altri mafiosi, paradossalmente io ho vissuto bene, nel senso che la reazione del palermitano medio era quella di cercare di crearsi un mondo parallelo, di darsi delle giustificazioni ai morti e quindi vivere col pensiero che se tu non disturbi la mafia non ti disturba. E questo mi ha salvato la mia generazione, però la conseguenza è che arrivati alla strage di Falcone e Borsellino nel 92 ci siamo svegliati con una sberla in faccia che ancora ce la ricordiamo. E forse questa è stata pure la spinta di quello che ha spinto veramente a farmi fare il desiderio di fare questo film, nel senso raccontare quello che è successo, che è veramente incredibile quello che è successo se lo guardiamo con gli occhi di oggi. La vedete quella ragazza? Si chiama Flora. Io sono innamorato di lei da quando eravamo bambini. Qua dice che la mafia ammazzò il maresciallo Attilio Buonincontro. Quella mafia è maga. Secondo me è tutta una questione di film. Filippo, vedi che non la puoi sposare. Sono innamorato perso. È contro le regole di Cosa Nostra. È figlia di genitori divorziati. Io, se lo so tutto permettere, un'idea ce l'avrei. Ammazziamo il padre. In realtà a me piace la gente che la mattina si sveglia e dice io voglio cambiare il mondo. E i giudici di quel periodo, soprattutto in quel periodo, erano persone che si svegliavano e dicevano io voglio cambiare il mondo. Ed era, ora non ti dico che è facile pensarlo, però essere un giudice oggi è un pizzico più facile, un pizzico più facile perché ormai comunque la società capisce il loro lavoro. Negli anni 70-80 Falcone che si era fissato che si voleva combattere la mafia, ma non ci interessava. E Chinnici era uno che sì, combatte la mafia, però se c'è il rischio che noi saltiamo in aria, non possiamo. C'è la gente che scriveva al giornale di Sicilia dicendo io non posso guardare la televisione i programmi in santa pace perché ci sono queste sirene dei giudici. Mi piace la gente che nonostante tutto è convinta che può cambiare il mondo e loro forse non hanno cambiato il mondo, però se io mi posso permettere di girare un film a Palermo senza pagare il pizzo, se c'è gente che apre i negozi a Palermo e non paga il pizzo. E grazie alle persone che sono venute prima, questo credo non ci sono dubbi. Però detto questo, io ora tiro sempre il pippone antimafia, anche pesante, però il film è molto più, è anche leggero, anzi deve essere leggero. È una commedia, quindi ridi, paradossalmente riesci a ridere senza offendere, senza sentirti in colpa, perché subito dopo magari arriva la cosa un po' più forte. Salvo Lima, prova Salvo Lima. Io ho accettato il lavoro per stare con te, perché c'eri tu, perché è da una vita che ti. Leggo che tu da bambino volevi fare il giornalista. Dove stai andando? Ad intervistare dalla chiesa. L'onorevole Andreotti dice che l'emergenza criminalità è in Campania e in Calabria. Generale, ha forse sbagliato regione? Io non ero così sveglio. Io facevo il cameraman da quando avevo 20 anni e quando c'era il giornalino della classe io mi occupavo della cronaca nera, però non ero così sveglio, non mi facevo così tutte queste domande. Che ripeto, una parte mi ha salvato, perché se no realizzare che vivi in una città dove trovavi le teste mozzate dentro la macchina e ti sconvolge. Non capisce come funziona. Gliel'ho spiegato di nuovo. Se sente caldo, deve ammaccare questo, neve. Vede, neve. Se invece sente freddo, ammacca sole. Ma qualche giorno dopo Totorina capì come funziona un telecomando. Allora,
io il regista volevo fare da quando ho 15 anni. Poi a 20 anni ho fatto le mie prime esperienze come assistente schiavo, però dove impari tanto, perché la gavetta, paradossalmente, più ti sfruttano e più hai possibilità di imparare. E certo, non deve durare sempre a lungo, troppo lungo. Però poi ho pensato che il cinema era difficile, ho detto incomincio a fare televisione. Ho avuto la possibilità di partecipare a un corso, ho conosciuto il capoautore delle Iene, ho cominciato a fare la Iena come autore, mi sembrava che andasse anche bene. Poi sono andato in video, mi sono aperto altre porte, però a un certo punto, verso i 35, mi sono fermato, ho detto è tutto molto bello, però io volevo fare il regista cinematografico. E quindi da Milano mi sono trasferito a Roma, con i miei tempi un po' lenti, lunghi, mentre cercavo il cinema. Il cinema mi ha cercato perché Mario Giannani, spinto da Saverio Costanzo, guardavano il Testimone, il programma che faccio su MTV, e mi ha fatto una telefonata che la telefonata della vita, dicendo guardiamo il tuo programma, ci piace un sacco, hai idee per il cinema, che è una cosa che veramente in Italia si sente poco, senza sapere, veramente sapevo un minimo chi fossi, chi non fossi, se avevo la passione, insomma, e siamo qua. Hanno dimostrato che lo Stato non è con noi! Ma la mafia può uccidere anche noi? Tranquillo. Ora siamo d'inverno. La mafia uccide solo d'estate. Sono pessimo quando faccio gli appelli, perché se io quando mi ascolto gli appelli che faccio non mi convinco, non andrei a vedere il mio film. Quindi, però... fatemi questo gesto cristiano, questa carità cattolica cristiana, ecco, andate a vedere questo film, se non vi piace piuttosto vi rimborso il biglietto io, scrivete io vi rimborso il biglietto, ho azzardato? Vabbè, metà del biglietto, le patatine le sono pagate, ecco.